Se parli di Torres è facile parlare di Lucio Masia, che è stata una delle voci che ha raccontato tanti, tanti anni fa le gesta di questi ragazzi che hanno dato tanto lustro a questa città. Qualcosa è cambiato nel frattempo, da un paio d'anni una nuova dirigenza, si respira aria diversa, Lucio. Sì, tu, guarda, l'introduzione è stata perfetta, perché se si parla di Torres si deve parlare di Lucio Masia, come se io parlo di me stesso devo parlare di Torres, perché la mia vita sportiva e pubblica, ecco, iniziava la Torres, inizia, finisce praticamente con la Torres, perché ho tante cose da dire, tante cose da raccontare, però te ne vorrei dire qualcuna così, perché magari qualcuno non la sa. Per esempio, a te che sei un giornalista affermato e che sei presente alla Torre, lo sai chi ha licenziato, chi ha esonerato Bebo Leonardi? Lucio Masia. E ti spiego il motivo, perché e per come. Direttore sportivo era Luciano Serra, il quale è stato incaricato di comunicare a Bebo, purtroppo, che la sua presenza ormai era inopportuna. Usciamo dalla riunione. E Luciano mi fa: Lucio, però glielo dici tu, perché io non ho il coraggio. Insomma, io non è che abbia molto titolo, io sono l'addetto stampa della Torre, se non è che mi sembra molto opportuno che l'addetto stampa vada lì ad esonerare un tecnico come Bebo Leonardi. Però se tu me lo chiedi, andiamo al Carlo Felice, perché lui ha visitato il Carlo Felice. Noi come entriamo in albergo, Bebo, non essendo abituato a vedere me in quel contesto, assieme a Luciano, se lo immagina, però fa finta di niente, dice: a cosa devo questo piacere? E io, naturalmente incaricato, incomincio, ho detto: beh, sai, io ti devo dire purtroppo una cosa spiacevole, non te la vorrei dire, però te la devo dire. Ma io ho già capito, forse, mi ha detto: guarda, tu non potrai fare più parte di noi. Lui rimane così, zitto, non dice una parola. Fa così, così. Se questa è la decisione, io ne prendo atto. E questo è stato l'esonero di Bebo Leonardi, che mi ha pesato per tutta una vita, perché Bebo era Bebo, insomma, dai, per mille motivazioni, per le sue capacità, per il suo passato, anche da Juventino, io sono Juventino, per tante motivazioni Bebo era Bebo, io ho dovuto esonerarlo. Questa è una, ce ne sono delle altre, insomma. Torniamo ai giorni nostri. 120 anni, sono tanti, tanti aneddoti, chiaramente tu ne hai raccontato uno serio, però anche simpatico, se vogliamo dirla tutta. Però c'è una storia ancora da scrivere. E beh, c'è tanta storia da scrivere, specialmente con questa nuova dirigenza che ha a tutto titolo, ha portato nuovamente la gente allo stadio. E questo è già il primo traguardo raggiunto, perché la gente si era allontanata dallo stadio. Con la nuova dirigenza invece si è avvicinato, e questo è un passaggio, è un passo molto importante che fa ben sperare per il futuro. Lunga vita da Torres, Lucio. Lunga vita.